Salve a tutti e benvenuti al secondo episodio di Kuro Talk. Io adoro i film d'animazione, davvero mi piacciono da morire e quelli della Pixar sono assolutamente fantastici. Da Toy Story a Ratatouille, la Wall-E, quei film ci hanno raccontato storie che ci sono rimaste nel cuore. È davvero un peccato che la Pixar in questi anni si sia un po' svalutata. Badate bene, non sto dicendo che la Pixar sta facendo film brutti in questo periodo. Sto solo dicendo che non abbiamo più raggiunto certi livelli coi film recenti. Basti guardare ad esempio Frozen, un film con delle belle animazioni, una trama divertente, bei personaggi e una colonna sonora pazzesca. Ma capace di trasmettere esattamente le stesse cose sia a un bambino che a un adulto. Vogliamo poi parlare del penultimo film della Pixar, Big Hero 6. Mi aspettavo tanto da questo film, ma è stato assolutamente rovinato dai personaggi secondari. Inutili come lo schifo e caratterizzati coi piedi, ma almeno Baymax era coccoloso. E poi c'è anche Planes che... No, scusate ragazzi, non riesco a essere serio, quel film è una merda. Quindi esce un nuovo film Pixar, Inside Out. Guardo il trailer, sembra carino, lo vado a vedere e... Cavolo, questa è la Pixar che piace a me! Ma andiamo con ordine, due parole sulla trama. Il film si ambienta per la maggior parte nella mente di una ragazzina chiamata Riley, nella quale le emozioni sono personificate sotto forma di piccoli esserini umanoidi che gestiscono le reazioni della persona che controllano. Gioia è il loro capo, considerata la più positiva fra le emozioni nella mente, è molto affezionata a Riley e cerca di farle avere sempre giornate belle. Tristezza invece è messa un po' da parte da tutti e sembra essere l'unica a essere soltanto dannosa. Ogni fatto che Riley vive durante la giornata viene immagazzinato e messo da parte da queste emozioni. Alcuni ricordi però sono più importanti di altri e sono chiamati ricordi base. Per una serie di fatti questi ricordi base vengono perduti all'interno della mente, assieme a gioia e tristezza, che dovranno ritrovare la strada per il quartier generale della mente di Riley e rimettere tutto al suo posto. Ma ora parliamo dei dettagli. Inutile dire che la computer grafica sfiora la perfezione essendo un Pixar, ed è inutile anche dire che le musiche sono fantastiche. I dubbi che avevo prima di andare in sala erano tutti dovuti alla caratterizzazione dei personaggi, cosa a cui io tengo molto, sia che si tratti di film, anime o manga. Mi chiedevo, incarnando in protagonisti emozioni diverse, come gli si può dare una personalità dettagliata? L'hanno fatto, e bene anche. Che ci crediate o no, la caratterizzazione delle emozioni è fatta veramente da Dio. A un certo punto sento la persona seduta di fianco a me in sala dire: ma come? Le emozioni possono provare emozioni diverse da quella che le rappresenta? Certo che possono, ed è in questo che sta la loro fantastica caratterizzazione. In questo film le emozioni sono trattate come le persone. Infatti la caratteristica che contraddistingue ognuna di loro, come può essere la paura, il disgusto, la rabbia, è soltanto una sfaccettatura del loro carattere, quella principale. Come alcune persone sono più tendenti alla positività, altre alla negatività, come alcuni alla paura e altre alla rabbia, così le emozioni mostrano prevalentemente un lato del loro carattere, ma non vuol dire che siano sprovvisti di tutti gli altri. E secondo me hanno fatto un lavoro fantastico non riducendo le varie emozioni a delle macchiette capaci di provare solo un'unica cosa. Guardare Inside Out e osservare dall'interno il contrasto tra le emozioni che ci caratterizzano e avere una visione abbastanza realistica e simpatica della nostra mente e dei ricordi che immagazziniamo. Mi è piaciuto così tanto anche perché è uno di quei film Pixar che io adoro, ovvero quelli che io chiamo Alla Piccolo Principe. Film che hanno diversi livelli di lettura a seconda di chi li guarda. Un bambino vede le emozioni colorate che fanno cose e si diverte, mentre un adulto può perdersi nella fantastica psicologia rappresentata in questo film. E perché no, ricordare magari un po' dei tempi in cui era giovane e anche lui ha cambiato città, ha perso degli amici o delle passioni. Come ogni film Pixar che si rispetti, ha una grande morale alla fine, che ho apprezzato veramente tantissimo. Se non la volete sentire per paura di rovinarvi il finale, skippate. Tutte le emozioni sono utili, anche quelle che lo sembrano di meno, e la gioia non è sempre la soluzione a tutto. La tristezza, a volte, ci può riportare sulla giusta strada. Uscito dalla sala, l'unico mio rimpianto di tutta l'esperienza era quel bambino due file più avanti che... Ma pensandoci meglio, ho notato come il comportamento dei genitori sia un po' irrealistico, sia quando Riley risponde male, sia quando fa una cazzata. Io troppe parolacce sto dicendo in questo video. In definitiva, consiglio questo film a tutti, che vi piaccia o non vi piaccia l'animazione, che vi piaccia o non vi piaccia la psicologia, perché questo è il segno che la Pixar sta un po'
tornando sui suoi binari, e che forse i suoi prossimi film sapranno regalarci emozioni uniche, puntando più sul contenuto che su come l'opera appare, regalandoci storie magiche, ma che sappiano comunque farci riflettere su ciò che vogliono comunicarci, facendoci uscire dalle sale non solo sapendo di aver visto un cartone con animazioni di qualità, ma con anche messaggi di qualità. Kurotalk finisce qui, grazie per aver guardato il video, grazie per tutti i commenti, tutti i complimenti e tutti gli iscritti. Abbiamo superato i 200, continuate così. Se volete vedere il mio video precedente, quello su Kingdom Hearts, come al solito lo trovate qui e in descrizione. Andate anche a sentire le opinioni di Doc riguardo a Inside Out. Le trovate qui e in descrizione. Iscrivetevi al suo canale. Arrivederci a tutti e al prossimo video.